Per le persone sempre insoddisfatte, le relazioni affettive sono avventure brevi, burrascose e altamente angoscianti. Di chi e di che cosa sono realmente alla ricerca gli insoddisfatti? Quale vuoto chiedono agli altri di riempire? Da dove origina la loro brama di cose sempre nuove? A queste ed altre domande abbiamo trovato risposta nelle attività di questo mese, nel gruppo di cura del servizio di trattamento specialistico per la comorbilità psichiatrica. L'occasione è stata offerta da un evento critico. Un compagno di gruppo ha ricevuto un pacco dalla famiglia ed è andato in escandescenze dopo aver scoperto che al suo interno non c'era tutto quello che si aspettava. Analizzando questo evento durante la terapia di gruppo, abbiamo scoperto che essere eternamente insoddisfatti è una caratteristica comune a molti dei nostri pazienti e che l'ambito di maggiore insoddisfazione è quello delle relazioni affettive. Le attività del mese, così, si sono incentrate sul vuoto interiore che determina quella che è anzitutto insoddisfazione di se stessi. La storia dell'insoddisfazione, abbiamo visto, inizia da bambini, quando le figure di riferimento sono state avare di affetti e di riconoscimento, e termina con l'uso smodato di droghe, riempitivo deleterio per quanto a buon mercato. In mezzo le diagnosi psichiatriche, vera pietra dello scandalo di qualunque relazione affettiva significativa. Nei laboratori abbiamo toccato con mano, ad esempio, attraverso i giochi di ruolo, il paradosso dell'insoddisfazione, ossia l'impossibilità di vedere quanto sia grande e importante quello che abbiamo, se siamo intenti a sminuirlo pensando a ciò che non abbiamo. Nelle relazioni affettive questo può essere particolarmente importante, perché non sempre le altre persone ci perdonano l'insensibilità. Nelle attività elaborative successivamente abbiamo imparato a tarare le aspettative dei risultati sulle nostre effettive capacità, perché aspettative troppo alte sfociano inevitabilmente nel fallimento e nell'insoddisfazione. E questo soprattutto in merito alle diagnosi psichiatriche, che è bene conoscere per poterle armonizzare all'interno di una relazione affettiva. L'altra persona deve essere compagna e complice, non va tenuto all'oscuro delle nostre difficoltà. Infine, abbiamo utilizzato la tecnica del racconto mitopoietico per proiettare in una storia collettiva la narrazione di un nostro sé diverso, più adeguato e finalmente meno sofferente. Perché, come dicevano gli antichi, una cosa vividamente immaginata corrisponde ad una vissuta. Siamo così passati nel corso di questo mese da una rappresentazione di noi stessi come individui perennemente insoddisfatti e alla ricerca dell'unica relazione in grado di spegnere quella tensione, ossia quella con la droga, a vederci come persone talvolta fragili, ma determinate a ritrovare noi stessi e in futuro a trovare nelle relazioni affettive un valore aggiunto, uno sguardo d'intesa, piuttosto che un ulteriore pretesto per lamentare la nostra atavica insoddisfazione.